Allora, intervisto qui alla sede dell'APC di Roma per State of Mind Gianni Liotti, uno dei due padri fondatori della terapia cognitiva in Italia, almeno della terapia cognitiva come SIC, Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale, che Gianni ha contribuito a fondare nel 1972 insieme a Vittorio Guidano e c'era anche... No, i soci fondatori eravamo soltanto Vittorio Guidano e io, soltanto noi due abbiamo firmato l'atto fondativo dal notaio. C'erano poi una dozzina di colleghi che frequentavano la clinica psichiatrica dove lavoravamo e che si erano uniti e sono stati quindi i primi componenti dell'associazione, in totale poco più di una dozzina di persone. E poi se ne aggiunsero via via negli anni molti altri, Mario Reda, Francesco Mancini, appena un po' più giovani di noi, frequentavano la clinica psichiatrica come specializzandi a distanza, si erano iscritti un anno dopo, due anni dopo di noi. Quindi dopo si incrementò il numero di membri in maniera progressiva e rapida. Ma all'inizio l'atto fondativo dal notaio lo firmammo Vittorio ed io. Credo che Tony Fenelli abbia recuperato una vecchia copia di quella... di quell'atto notariale, dicembre 1972. Comunque la SIC, diciamo, raccoglie le persone, gli studiosi, i clinici che sono un po' insoddisfatti del paradigma comportamentale. Quindi cominciamo, perché la prima domanda dell'intervista è i principi a cui ti ispiri. Lunga storia, se devo partire da quelli di adesso sono molto diversi da quelli di allora. Comunque, se posso procedere per flash molto rapidi, non illudendomi che siano di grande interesse, la prima obiezione ad un'adesione a un paradigma strettamente behaviorista e praticamente coeva con la fondazione della società, perché a quell'epoca eravamo già molto interessati a un libro, Piani e struttura del comportamento, Plans and the Structure of Behavior, non di clinici, che però segnalavano la necessità di superare il paradigma comportamentista stimolo-risposta introducendo delle variabili interne. Facevano riferimento alla famosa unità TOTE, test opera e test exit, che si studia ancora nella storia della psicologia, nelle facoltà di psicologia, e proponevano come dizione uno strano termine, che era comportamentismo soggettivo. A noi sembrava che questo collimasse con la realtà clinica dei pazienti che cominciavamo a seguire con le prime tecniche di behavior therapy, sostanzialmente la desensibilizzazione sistematica. Ecco, quella realtà clinica ci rendeva evidente che contava ciò che le persone pensavano, le loro credenze, no? Quando parlavamo prima fra noi, citavo un famoso clinico di una paziente che non rispondeva con ansia alla proposizione di immagini della sua fobia, perché mentre le teneva presenti in maniera rigorosa, era una paziente molto compliant, non rispondeva mai con ansia a immagini che salivano nella gerarchia della precostituita di ciò che avrebbe presumibilmente dovuto suscitarle ansia durante la desensibilizzazione sistematica nell'immaginazione. E lei pensava, me lo rivelò poi a un certo punto quando glielo chiesi, che non provava ansia perché si ripeteva tanto questo io non lo farò mai. Quindi i suoi pensieri evidentemente contavano, le sue convinzioni contavano anche come ostacolo alla impostazione in termini di strettamente wolpiana, insomma, di desensibilizzazione sistematica. Questo giusto per dire che già nel 72 avevamo le prime esperienze cliniche costruite in quegli anni, da pochi anni prima della fondazione della SIC, avevamo informazioni che ci rendevano molto molto interessati a tutto ciò che si muoveva nell'ambito generale della psicologia a confutazione del comportamentismo da Watson a Skinner, tutti i tipi di comportamentismo. Sembrava evidente che non potessero bastare quei principi, quindi la società la fondammo come Società Italiana di Terapia del Comportamento con una sola C, non c'era altro, però l'idea era già presente ed eravamo quindi già preparati a interessarci immediatamente all'opera di Becker in quegli anni. E come veniste a sapere dell'importanza dell'opera di Beck? Perché curiosavamo tra i libri.
essendo prevalentemente autodidatti, perché coinvolgevamo famiglie, poi perché partecipavamo ai primi convegni europei di behavior therapy in cui compariva Beck, compariva Ellis, venivano questi personaggi ai congressi della società europea, quella che diventò poi le ABCT, della Società Europea di Terapia del Comportamento. I primi convegni furono ad Amsterdam, se ricordo bene, e a Londra. E qual era l'atteggiamento di questi? Quindi in Europa c'era questo comportamentismo, è un po' difficile. Io credo l'importanza di Beck ed Ellis, anche se forse non erano così originali, che lo applicarono alla clinica. Certamente sì. Quindi a questi congressi europei com'era l'interazione, diciamo? Era molto interessato, cioè c'era la sensazione che si formava un modo di avvicinare i problemi della clinica che aveva tratti comuni importantissimi fra i cognitivisti, per il termine cognitivista dovrebbe essere riservato soprattutto a Beck, ma anche per persone molto vicine a questa impostazione come Ellis. L'accoglienza era buona, cioè venivano volentieri ai congressi della Società Europea di Terapia del Comportamento Neonata e erano accolti con grande interesse dai partecipanti, c'era uno scambio e la sensazione di appartenere a una impresa psicoterapeutica con dei tratti comuni fondamentali, l'intervenire soprattutto su qui e ora, di dare poco peso a ricostruzioni storiche raffinate magari, ma molto indaginose, il tentativo di fare delle terapie ragionevolmente brevi, erano tutte caratteristiche comuni e quindi la sensazione di un campo comune era presente prima ancora che si affermasse il termine cognitivo-comportamentale con la barretta, che si affermò diversi anni dopo per l'influenza soprattutto di Meichenbaum e Mahoney, che usavano il cognitivo comportamentale, mentre Beck è sempre rimasto convinto che il termine migliore era la terapia cognitiva e aveva un interesse relativamente scarso personalmente per il versante comportamentale. Quindi la terapia cognitiva all'epoca era Beck. Poi c'erano le terapie cognitivo-comportamentali che le coniugavano e qui i pionieri sono stati Meichenbaum, canadese, e Mahoney. E il campo è l'informazione, quindi è anche molto aperto laddove non si doveva prestare obbedienza, per così dire, a un caposcuola, come accadeva negli Stati Uniti e un po' in Inghilterra, dove Beck voleva essere un caposcuola e avere, come dire, la priorità nel definire i limiti del campo, ma in paesi relativamente periferici come l'Italia noi sentivamo questa grande libertà esploratoria, potevamo andare a curiosare liberamente dove ci sembrava che ci fosse compatibilità con l'impianto originario. E l'impianto originario era una terapia breve, suscettibile di prove empiriche, di studi di efficacia, mirata a un sollievo il più rapido possibile della sofferenza psicopatologica, basata fondamentalmente su un'osservazione e un'analisi attenta del comportamento, ma anche di ciò che si chiamavano in vario modo allora, ma tutto il termine che si affermò naturalmente era belief, e quindi l'influenza di Ellis fu importante, più importante di quella di Beck, no? Perché si parlava di belief, di credenze, più che di distorsioni dei processi cognitivi come invece proponeva Beck. C'era un signore simpatico che si chiamava Windy Dryden che stava a Londra, che ha scritto un bellissimo articolo all'epoca sulle somiglianze e le differenze fra l'impostazione di Ellis e l'impostazione di Beck, segnalando appunto questa fondamentale differenza. Molti attribuivano il termine belief a Beck, ma è un errore, Beck non l'ha praticamente mai usato. Sì, come del resto Beck non ha usato il termine ABC, se vediamo nei segni. Assolutamente no, assolutamente no. Anche se poi procedeva esattamente secondo le stesse linee nel raccogliere le informazioni sul caso, no? Non seguiva il modello di Ellis ABC, ma indubbiamente indagava esattamente nello stesso modo quali processi di pensiero accompagnassero il comportamento esplicito o il comportamento sintomatico. Lui preferiva pensare parlare di pensieri automatici, per esempio. Secondo te, perché poi i protocolli standard degli anni Ottanta, quelli di Febun o Sarkowski per i singoli
disturbi del DSM, perché lì la forza è stata applicarla. Sembrano richiamarsi più a Beck che ai vari Ellis o Meichenbaum o Mahoney. Ma indubbiamente, perché Beck ha avuto il grandissimo merito di essere stato il primo a tentare una cosa diventata poi una prassi di crescente importanza fino ai giorni nostri, no? Ma fu il primo a dire facciamo degli studi di Alcan. E dimostrando l'efficacia della terapia cognitiva della depressione con degli studi di Outcome si conquistò un rilievo che mancava agli altri, che non lo fecero mai. Quindi il punto di riferimento per questa innovazione di straordinaria importanza è Beck. Certo, anche Wolpe aveva fatto a suo modo degli studi in aperto, che oggi potremmo chiamare studi di efficacia, no? Ma non erano così raffinati e così convincenti anche per la comunità allargata degli psicoterapeuti come quelli di Beck. Beck, ma anche il gruppo degli inglesi di Oxford. Cioè questo molto influenzato da Beck, molto fedele ai principi di Beck, che io sappia però. Infatti, se non erro, il loro, chiamiamolo così, capo era Gelder, e i suoi allievi erano proprio Clark, Salkowskis, Fairbairn, cioè l'applicarono alle varie diagnosi, come già Beck aveva fatto per la depressione. Ma come già prima aveva fatto la behavior therapy, questi erano dei tratti in comune, ed è praticamente uno dei punti forti della prospettiva che seguiamo, no? Che bisogna studiare la struttura psicopatologica di un disturbo e ritagliare la terapia su quello che si è capito di quella struttura. Poi con Vittorio provavamo a chiamare organizzazione cognitiva allargando un po' la portata, ma l'idea era quella. Un aneddoto che può essere rivelatore è questo: un collega ora scomparso, Nicola Lalli, psicanalista, in clinica, una psichiatrica, parlava un giorno con me di behavior therapy, di terapie cognitivo-comportamentali, di quello che stavamo facendo, e si faceva spiegare, per poche si poteva spiegare in una conversazione fra amici e colleghi. Lui aveva 7 anni più di me, quindi era, come dire, tra gli esperti psicoterapeuti in clinica. Io ero un novizio. Però ascoltava quello che avevo da dirgli e a un certo punto mi fermò e mi disse: ma che strano, voi avete un modello di intervento diverso per ciascun disturbo. Noi psicanalisti invece abbiamo un solo modello di intervento per tutti i disturbi. E aveva fotografato benissimo la differenza, e secondo noi la nostra forza. E quindi, diciamo così, Beck e i suoi seguaci di Oxford definiscono il modello standard. Sì. E questo può essere, diciamo così, la prima parte della domanda: i principi che condividi con il modello standard. Però al tempo stesso, non solo tu e Guidano, ma anche hai citato Mahoney. C'era una sorta di sguardo in avanti che in qualche modo quasi salta alla terza ondata, cioè individuate o comunque percepite alcuni limiti. Questi limiti potrebbero essere il secondo gruppo dei tuoi principi informatori, diciamo così. E qui poi adesso prosegui tu, c'è anche troppa roba. C'è anche troppa roba, perché c'è una storia di una rivoluzione che è avvenuta nell'ambito della psicopatologia e della psicoterapia, io direi vincente, perché oggi anche gli psicanalisti ritagliano modelli di intervento diversi a seconda della comprensione della psicopatologia a cui si rivolgono. No, vedi le terapie per i borderline, per esempio. Cioè prima si vede come è fatto un disturbo e poi si mettono appunto le linee di intervento che saranno in parte sovrapponibili ma in parte diverse a quella di altri disturbi del DSM. Non possono essere la stessa cosa, non avrebbe senso, no? Se vuoi, l'antica tradizione medica ce lo illustra in maniera molto convincente: ogni terapia ha la sua struttura, la sua storia, le sue origini e di conseguenza le linee di intervento apposite che possiamo riuscire a mettere a punto. Allora io direi una risposta più facile può venire se parto proprio dall'esperienza concreta della pratica clinica che svolgevamo in quegli anni. Prendiamo il tema
non occorre occuparsi della storia personale. Noi seguiamo fedelmente questo principio, che è tipico tanto della behavior therapy quanto del modello standard di terapia cognitiva. Non è così rilevante, è quasi una perdita di tempo. E avevamo però una realtà umana molto comune di fronte quando facevamo clinica, cioè quella del paziente che dice: ma perché mi succede questo? Ma come ci sono arrivato a questo? Cioè che chiedeva di essere aiutata a ricostruire il perché della sua storia personale. Noi di questo non avevamo assolutamente alcun principio guida che ci orientasse per dare una risposta coerente con l'intervento, no? Ci sembrava, d'altra parte, assurdo che dovessimo replicare la posizione dello psichiatra biochimico classico, che è quella insegnata nelle scuole di specializzazione in psichiatria, soprattutto in Toscana, in una certa città della Toscana, in cui agli specializzanti in psichiatria viene detto: a noi non interessa sapere come lei si è rotto la gamba, se cadendo dalle scale, se viceversa sciando, oppure pattinando sul ghiaccio. Noi dobbiamo soltanto mettere il gesso. Quindi inutile che lei mi racconti come si è rotto la gamba. Ecco, replicare questo, inutile che mi racconti come ci è arrivato, vediamo come possiamo venirne fuori, non ci sembrava rispettoso per una normale curiosità di se stesso che ogni essere umano ha, no? Come ci sono arrivato? Perché? Non essendoci alcun modello, andavamo come al solito, come avevamo fatto fin dall'inizio, liberamente a curiosare in giro. E scoprimmo che un signore che si chiamava John Bowlby aveva una risposta molto vicina ai principi base di quella che noi consideravamo essere la nostra prospettiva terapeutica, cioè una prospettiva terapeutica basata su principi, non solo su tecniche, che derivassero, avessero connessioni con la ricerca di base condotta secondo i criteri classici della ricerca scientifica. Bene, l'opera di John Bowlby era esattamente questa. Lui cercava di indagare con principi che potessero essere sottoposti al vaglio della ricerca empirica le prime fasi di sviluppo della personalità in un contesto relazionale. Aveva tirato fuori su questa base la teoria dell'attaccamento. Era già uscito, quando ce ne interessammo, sia il primo che il secondo volume della trilogia di Bowlby, il terzo arrivò diversi anni dopo, li avevamo letti con interesse e ci eravamo trovati a casa. Il principio era lo stesso: quello che affermiamo deve essere vagliabile con delle ricerche empiriche, meglio ancora se non cliniche, cioè se derivanti da ricerche effettuate nelle discipline di base della psicologia. Quindi ci interessammo moltissimo all'opera di Bowlby, lo andai a trovare, l'abbiamo invitato a Roma, l'abbiamo invitato a Cagliari, per me divenne un maestro che mi insegnava a rispondere alla domanda di tanti miei pazienti e in fondo anche mia: com'è che sono arrivato a questo? Com'è che sono arrivato a questo disturbo, a questo tipo di malessere? Ovviamente era una risposta, e lo è ancora, embrionale, piena di difetti, però era un inizio di risposta e non faceva riferimento ad alcun assunto metapsicologico freudiano, ma alla ricerca empirica di base, quella fatta dagli etologi con gli animali, quella fatta dall'osservatore delle interazioni del bambino durante gli anni della sua crescita, dello sviluppo della sua personalità, del tutto indagabile, del tutto falsificabile. Ecco, quello fu così interessante da aprire poi l'interesse, a partire dalla dimensione dell'attaccamento, più in generale per il problema della motivazione. Quanti tipi di motivazione abbiamo noi alla nascita? Ah, motivazione come... Motivazione come spinta a fare una cosa con un fine. Nel senso semplice del termine motivazione, nel senso ingenuo. Secondo te, perché poi questo interesse con Bowlby sembra combinarsi, facilitare il contatto non tanto con Beck, ma per esempio voi con Mahony, oppure Sassaroli e Mancini con Kelly, cioè con una visione che in genere si chiama costruttivista invece che cognitivista, anche se non sono chiaramente così né separate né antinomiche, certamente assolutamente compatibili fra di loro, però primo pezzetto di risposta confusa. Torniamo alle origini, al fascino per questo piccolo grande libro che fu Piani e struttura del comportamento, Miller Gallagher, prima nel 1960, prima che nascesse la behavior therapy, comportamentismo soggettivo. Loro usavano un'idea
dell'immagine mentale, perché avevano chiarissimo in mente quello che poi diventò più chiaro con Talvi, cioè che la rappresentazione mentale non è solo verbale, non è solo verbalizzabile, è anche fatta di rappresentazioni per immagini e addirittura probabilmente di rappresentazioni che Vilma Bucci, nel suo libro sul cognitivismo e la psicoterapia, la psicanalisi nel suo caso di Vilma Bucci, chiama rappresentazioni subsimboliche, cioè nemmeno rappresentate a livello di immagini, schemi originari. Ecco, la vecchia idea di schema, no? Non è nemmeno un'immagine mentale. Questo ci sembrava corrispondere alla realtà dei nostri pazienti e alla nostra realtà personale. La rappresentazione non è solo verbalizzabile. Quindi ci sembrava stretto il concetto di belief, di credenza, che in fondo è sempre verbalizzabile. E nella teoria dell'attaccamento questo era presente fin dall'inizio. Il cognitivismo di Bowlby è un cognitivismo cibernetico. Lui parla di modelli operativi interni per non dover usare né la dizione immagine mentale, quasi sensoriale, prevalentemente assimilata a un'immagine visiva, che è un errore naturalmente, e nemmeno tantomeno l'idea credenze. Lui parla di modelli operativi interni, di rappresentazioni complesse di sé con l'altro, che sono la realtà empirica dello sviluppo della mente umana, perché dovevamo chiudere gli occhi su ciò che appare evidente, che tra l'altro indagabile, vedi l'indagine che ne fa Talvi con la sua tripartizione della conoscenza in implicita, esplicita, semantica ed esplicita episodica. E perché il cognitivismo dovrebbe escludere la base stessa della psicologia cognitiva di base, che è appunto l'idea che la conoscenza non è affatto soltanto verbalizzabile, non è nemmeno soltanto una rappresentazione di contenuti sensoriali in forma di immagini visive o di immagini uditive o di altre immagini della mente, ma è anche subsimbolica? Perché questa realtà dovrebbe essere estranea all'ambito del cognitivismo clinico? Ci sembrava un castrarsi, un limitarsi, a vantaggio sicuramente di una prassi clinica più facile da organizzare, codificabile in tecniche che si possono trasmettere, preziose dal punto di vista empirico e pratico, quindi per carità, non solo da non buttare via, ma da coltivare con grande amore e con grande attenzione. Però altra cosa è la prassi clinica disponibile oggi, è quello che sappiamo dell'essere umano. Quello che sappiamo dell'essere umano non esaudisce la condizione alla rappresentazione verbalizzabile. Questo è vero che era già presente in Kelly più che in altri. L'idea di costrutto di Kelly contempla che si possa trattare di costrutti relegati o messi dentro la conoscenza implicita, è affermato abbastanza chiaramente nella teoria kelliana questo aspetto, no? Quindi va benissimo, ma ci sembrava tuttavia che l'idea costrutto continuasse a fare riferimento soprattutto in ultima analisi a quello che è traducibile in parole. Questo secondo me non è vero, semplicemente è falso. Non è affatto l'aspetto prevalente della cognizione umana, è un aspetto piuttosto limitato. E infatti, così arriviamo alla seconda domanda, che la forza del protocollo di Beck, che come hai detto tu era facilmente descrivibile in maniera formalizzata. Esattamente. E quindi replicabile. Certo. L'intuizione invece, la cognizione può essere ridotta alla componente verbale, però pone il problema di tutto questo come si traduce in intervento sul paziente, o diciamo più che intervento, in intervento descrivibile, in minima, almeno in parte controllabile, replicabile e insegnabile. Beh, è stato fatto, È stato fatto in ambiti che non sono né strettamente psicanalitici né strettamente aderenti al cognitivismo clinico, come per esempio il modello conversazionale di Russell Mills è stato sottoposto a indagini empiriche sia nell'ambito delle neuroscienze, con risultati assolutamente interessanti, sia nell'ambito della modellistica della pratica clinica contemporanea. È un modello manualizzato, su cui sono stati fatti studi di esito, funziona nei borderline, gli studi di esito non sono perfetti, questo va riconosciuto, però ci sono. Il libro di Russell Mills, ho premuto perché venisse tradotto in italiano, perché probabilmente ci rende consapevoli che il nostro rispettabilissimo, importante,
importante ambito, è appunto un ambito, cioè ha dei confini, è ristretto, ci sono degli ambiti vicini, non è affatto vero che non si può. Faccio un altro esempio di ricerca empirica molto ben fatta, studi di processo. La ricerca da cui è nata la Control Master Theory di Weiss e Sampson, ineccepibile, fortissima, mai confutata, riguarda anche l'esito, anche se soprattutto una ricerca di psicoterapia, e naturalmente fa riferimento a un linguaggio che non solo non esclude, ma parte dall'assunto che i belief, vai Sampson nella San Francisco Psychotherapy Research Group, usano questo concetto di belief, di credenza, in maniera molto simile a Ellis, tra l'altro, e sono psicanalisti di formazione, però quando esplorano nella pratica clinica che cosa accade, e fanno riferimento al modello di Miller-Galant Reprimand, test opera e test exit, e dicono ci sono delle situazioni in cui viene messa alla prova un contenuto mentale del paziente che non è detto che sia esprimibile a parole, il paziente potrebbe non essere capace, ma nella relazione lo si vede in maniera assolutamente impeccabile. Noi oggi lo traduciamo nel nostro linguaggio cognitivista italiano con l'idea del ciclo interpersonale, dello schema interpersonale, come fanno i colleghi del Terzo Centro. E però molto prima che questo termine venisse usato esisteva già un'importante linea di ricerca empirica, assolutamente manualizzabile, che ha messo capo alla Control Master Theory. By Sampson nel San Francisco Psychotherapy Research Group. Quindi non è manualizzabile entro certi limiti ciò che non fa riferimento alla conoscenza intesa prevalentemente come una realtà che si può esprimere a parole. Ma non è che è impossibile progettare delle linee di ricerca serie, rigorose, replicabili, è tutto quello che altro si desidera. C'è la nostra illusione che non sia possibile. È più difficile, ma non è possibile. E per quanto riguarda il tuo contributo in termini più clinici, mi sembra che nel gruppo delle persone che più fortemente si ispirano a te c'è stato un tentativo di descrivere la relazione come strumento non verbale per fare terapia. Sì, tu certo. Che cosa cosa posso dire al riguardo? Ma intanto lo coniugherei ad un'altra delle aree dove è più facile vedere la possibilità di fare una terapia basata su prove, sostenuta da ricerche di outcome e da ricerche di processo, che è l'area dei disturbi correlati ai traumi. Quando tu lavori con un trauma è evidente che ciò che hai di fronte è proprio il fallimento della capacità di raccontare. La narrative, la narrazione del paziente è continuamente inceppata e lì sta il problema. Inceppata da cosa? Inceppata dalla meccanica memoria dolorosa del trauma, questa è la vecchia tesi psicanalitica, questo è Freud. Il fondatore del cognitivismo, che secondo me è Pierre Janet, non la pensava così. Inceppata da qualcosa d'altro, da qualcosa che viene dal basso del cervello, che inibisce e blocca i processi superiori. E questo qualcosa è l'attivazione di un sistema presente negli animali prima di noi, che gli etologi chiamano sistema di difesa, fight, flight, freezing, faint. Le 4 F del sistema di difesa, quello devi andare a vedere mobilizzato dal trauma, e questo si riflette anche nel dialogo clinico. Allora, cosa sappiamo oggi, partendo da questo esempio del trauma per rendere chiaro a cosa mi sto riferendo in risposta alla tua domanda, cosa sappiamo oggi che è efficace? Abbiamo, credo siano 4 o 5 studi di efficacia condotti che dicono che se tu con un paziente che viene da una storia traumatica complessa miri anzitutto all'alleanza terapeutica e a nient'altro, e poi alla stabilizzazione dell'attivazione neurovegetativa eccessiva, in seconda battuta, solo con queste due ottieni risultati migliori che con le terapie fondate su altri principi, per esempio quello del recupero della memoria. E questo è disponibile nelle linee guida che sono state messe a punto e che sono pubbliche, basta consultare il sito della Society for the Study of Traumatic Stress, ci sono le linee guida per i disturbi da trauma complesso negli adulti, fra cui c'è anche il borderline, fra questi disturbi, in cui è tutto abbastanza manualizzato cosa va fatto. Terapia in fasi, la prima fase deve essere l'alleanza terapeutica, la seconda
la stabilizzazione, solo dopo il lavoro sulle memorie traumatiche e alla fine l'integrazione degli stati mentali non collegati fra loro, dissociati per un deficit di mentalizzazione, un deficit metacognitivo emanualizzato, e si fanno studi di esito su queste cose. Ecco, allora, come tornando alla tua domanda, come mai l'interesse per la relazione? È perché l'effetto del trauma si riflette nella relazione. Non è soltanto l'evento traumatico che fa il danno, ma il fatto che nessuno ti abbia consolato, protetto, e questa è la teoria dell'attaccamento. E anzi, oggi abbiamo prove empiriche da studi longitudinali molto sofisticati, due diversi studi longitudinali che vanno da primo anno di vita fino all'adolescenza tarda, due studi che dicono che la disorganizzazione dell'attaccamento nel primo anno di vita predice la dissociazione più dei traumi ricordati. Cioè il non essere stati curati, il non essere stati accuditi è per l'uomo una specie di trauma relazionale precoce. Allora, gli effetti di questa disorganizzazione dell'attaccamento tu li vedi nella relazione terapeutica, li vedi nelle relazioni affettive, e il paziente non ne sa assolutamente niente. Non è però un inconscio dinamico, un inconscio rimosso come voleva Freud, è il subconsciente di Janet, qualche cosa che naviga in forme di rappresentazione che sono subsimboliche o al massimo procedono per immagini mentali e non per parole. La costruzione di una credenza avviene dopo. Spero che siano sufficientemente chiari degli argomenti complessi, quindi certo che sì, se no che cosa faccio? Per esempio, se ho un paziente che viene da una storia di trauma complesso, come lo curo se non vado anzitutto alla relazione? E cos'è che mi dice come sta andando la relazione? Ma quello che sto provando io mentre parlo col paziente, per esempio, anche. Quindi i miei sentimenti, i miei stati d'animo, non i miei belief. Quindi c'è questa componente relazionale che riattiva quello che se non erro si chiama sistema cooperativo. Il sistema cooperativo è quello che resta integro dal dramma originario dell'attaccamento, dei traumi successivi e del tentativo di rimediarci di rimediare a questi danni che il paziente fa spontaneamente usando altri sistemi motivazionali, per esempio quello competitivo. E queste sono realtà empiriche studiate, indagate e sicure. Chi viene da una disorganizzazione dell'attaccamento a un anno, prima del sesto compleanno ha già stabilizzato una strategia controllante e punitiva basata sul sistema competitivo e sulla dominanza. Diventa un bulletto, vuole comandare su tutti, rompe le palle a tutti quanti. Oppure fa come gli psicoterapeuti futuri, usa il sistema di accudimento e diventa un controllante accudente. Ha buone probabilità di diventare uno psicoterapeuta. Anche altre professioni sanitarie. Questo lo si vede a 6 anni d'età. Si fanno studi di previsione su quali tipi di disturbi conseguiranno queste due strategie controllanti, le quali tutte e due servono a stabilizzare il dramma dell'attaccamento disorganizzato originario. E tutto questo si vede nella relazione, non nei contenuti mentali delle persone. Si nota anzitutto lì, tornando a come si nota, come lo si vede. Lo si vede però in maniera codificabile. Però mi sembra che comunque hai citato una componente finale più cognitiva, in cui una volta ricostituita, certo, come l'hai chiamata, i contenuti cognitivi e metacognitivi vengono integrazione. L'integrazione parte da un lavoro soprattutto relazionale. Se posso fare un esempio classico, perché è citato in tutti i libri contemporanei sulla psicoterapia dei disturbi conseguenti a traumi, che sono, secondo Janet, nell'Ottocento diceva il 50% dei disturbi emotivi e dei disturbi psichiatrici hanno un'origine traumatica. Le stime attuali sono più basse, 30-40%. Un paziente su 3 che entra nei nostri studi viene da una storia di trauma complesso, secondo le stime più modeste e più prudenti. Ma probabilmente aveva ragione Janet, più vicino ad essere uno su 2. Bene, viene e manifesta una condizione che è stata chiamata paura della vicinanza nella relazione e paura della perdita della vicinanza, due fobie opposte. Tu le noti e aiuti il paziente a notarle. Per esempio, il paziente ti chiede pressantemente aiuto, ti chiede un consiglio, tu rompi magari le tue convinzioni un pochino per salvaguardare la relazione e glielo dai, e nello stesso momento in cui glielo dai
si distrae e non si ricorda nulla. Tu lo scoprirai magari dopo molti mesi, quando gli chiederai, poi che quel consiglio che le detti, e non se lo ricorda quel consiglio. Se n'è andato, c'è stato un evitamento cognitivo della vicinanza del terapeuta che stava rispondendo alla richiesta d'aiuto. Questo è codificato nella letteratura come doppia fobia, fobia dell'attaccamento, cioè della vicinanza, e fobia della perdita della vicinanza. Un dramma, molto simile allo splitting scoperto dagli psicanalisti, ma in tutt'altro contesto teorico. Allora tu cerchi di aiutare la persona a notare questo doppio stato mentale, peraltro molto comune in molti esseri umani, a livelli diciamo subclinici, è una realtà comunissima eppure utile. Lo sa chiunque si innamora, è piuttosto classico che ci sia. Bene, dopo che l'ha aiutato a vederlo, e aiutato magari anche a notare come i traumi relazionali e non relazionali hanno scavato questa doppia fobia degli stati interni, lavori con una sorta di desensibilizzazione sistematica degli stati interni. E che male ci sarà per un po' di solitudine? Forse si può tollerare. E che pericolo c'è se c'è questo senso di vicinanza? Dove sta il pericolo? Quindi procedi, se vuoi, con un impianto che addirittura è vetero behaviorista. Torna in ballo il vecchio Wolpe. E tutto questo, ti ripeto, è codificato in libri, per esempio è descritto nella terza parte che riguarda la terapia del famoso libro sulla terapia del trauma complesso, del trauma accumulativo, che si chiama Fantasmi nel Sé, traduzione italiana, no? Proprio poi queste due fobie come si trattano, vedrai che un behaviorista ci si trova a suo agio. E poi che cosa fai? A questo punto cominci a lavorare sull'integrazione delle due parti. Nessuna deve essere eliminata, le due sono utili tutte e due, ti devi proteggere dal pericolo, hai ragione a fuggire dalla relazione troppo vicina. Devi accettare il tuo bisogno umano di una relazione intima e calda, anche questo è utile. Ora bisogna contestualizzarla, quando si può mettere in primo piano l'una e l'altra di queste due parti di te, nessuna delle quali deve essere distrutta, nessuna delle quali deve essere superata. Questa si chiama integrazione e questa richiede una concettualizzazione che viene costruita insieme in terapia, anzitutto dandogli il nome. La parte di te che ha paura della vicinanza, la parte di te che ha paura della solitudine. Una volta che c'è il nome e che c'è la storia di come si sono formate queste realtà, il paziente comincia a notare i pensieri automatici, direbbe Beck, che riguardano l'una e l'altra paura della relazione. E questo è essenziale per procedere a ciò che si chiama l'integrazione. E l'integrazione non è una correzione cognitiva, è un aumento delle capacità riflessive, è una metacognizione, è una possibilità di vedere in sé due cose opposte. Certo, arrivati a questa fase è possibile utilizzare anche le parole in maniera complessa e flessibile, non come, diciamo così, razionalizzazioni. Tutto questo parte interessante. Passiamo a quella, alla domanda successiva in maniera un po' più semplice, diciamo così. Questi pazienti che tu hai in terapia, in che modo monitori il loro andamento, la soddisfazione del trattamento, il loro miglioramento? Beh, secondo me la vecchia e affidabilissima maniera è sempre la migliore, cioè anzitutto dalla riduzione misurabile della sofferenza. Volendo si potrebbero applicare delle rating scale, di solito non è necessario. Se il paziente ti dice che sta meglio, c'è da credergli. E comunque volendo gli fai sopra una rating scale per vedere se si sono abbassate alcune scale di, che so, ansia, tristezza, depressione, aggressività espressa, è perfettamente possibile farlo. Io non lo faccio, non mi fido di quello che mi dicono le persone. Sì, e poi come lo monitorizzo? Beh, per esempio dopo la fase dell'integrazione bisogna continuare a seguire i pazienti, anche se magari vedendoli un paio di volte l'anno, non di più, per vedere come il vivere con una mente più ampia e consapevole di due diverse realtà opposte influenza le loro relazioni quotidiane. Quindi quel monitoraggio è previsto addirittura come fase dovuta del trattamento nella manualizzazione del trattamento del trauma complesso, del trauma cronico. Quando il paziente ha raggiunto l'integrazione, la terapia non è finita, passa a una fase di monitoraggio in cui ci si vede magari due volte all'anno, per rispondere insieme ad una domanda: come sta influenzando la tua vita quotidiana con tua moglie, i tuoi amici, tuo marito, i tuoi figli?
quello che abbiamo discusso per tanto tempo insieme e si ragiona su questo. Quindi questo è il modo di monitoraggio che a me sembra più umano, meno, come dire, freddo e distaccato, certo, e più simile a qualunque relazione umana sana, normale, semplice, di colleganza, di amicizia, di cui per fortuna non parliamo in linguaggio tecnico. Sì, le reti scale a volte non fanno altro che ripetere una cosa che uno aveva già intuito. Tuttavia ci sono questi nuovi dati, per esempio sull'OQ45, prima di tutto è una rating scale semplice, monodimensionale, rapida, non una cosa laboriosa. Ci sono questi nuovi dati che dicono che l'OQ45 in qualche modo dà qualche informazione in più, cioè addirittura previene alcuni rischi di suicidio che non talvolta è assolutamente possibile, certo. Quindi c'è anche la possibilità di... Assolutamente sì, le nominavo, come dire, una quantità di strumenti probabilmente più alta di quelli che io possa conoscere o aver sfiorato, che probabilmente già esistono, che non sono né affatto proibito usare. L'unico problema serio nell'usarli è rispettare la regola della priorità dell'alleanza terapeutica. Certo, sì. E su questo ci sono molti esempi. Senti, la chiusura della terapia. Bene, col traumatico cronico finisce e viene considerata conclusa con la fase dell'integrazione, cioè sostanzialmente quando il paziente è in grado di parlare delle sue... dei due partiti, come amo chiamarli, del suo Parlamento interiore. Il governo e l'opposizione, e anche con l'alternanza di chi è al governo e di chi è all'opposizione. Quando tutto ciò è possibile, la terapia è finita. E questo viene detto. Dopodiché si rende chiaro, nei fatti e non a parole, che la terapia è finita, ma la relazione non finisce mai. E quindi, almeno due volte all'anno, ci dobbiamo vedere. Questo potrebbe essere importante, perché rispetto all'idea della terapia che finisce anche la relazione, rispetto a quell'idea io ho delle serissime obiezioni. Perché col paziente post-traumatico questo significa confermare il più potente belief, la più potente credenza che ci si forma quando si vive in una famiglia maltrattante. Sono di peso, sono un rompiscatole e la vita degli altri sarebbe migliore se io non ci fossi. E questo viene sicuramente applicato al terapeuta. Il mio terapeuta è contento di essersi finalmente liberato di me. Ed è molto facile dire che non è così. Nei fatti e non a parole, in maniera behaviorista più che cognitivista. Non faccia mancare il secondo appuntamento all'anno, sennò devo far telefonare dalla segretaria. Vuole venire a raccontare se le cose vanno bene come vanno bene. E beh, che le costa? E in fondo un appuntamento ogni 6 mesi, che sarà mai? Poi il paziente può non farlo, ma al clinico è consigliato di dirlo. Quindi, cosa vuol dire fine della terapia, non vedersi più, oppure il lavoro lo abbiamo fatto e adesso vediamo ogni tanto insieme come si svolge nella sua vita quotidiana? E direi la seconda. È considerata l'ultima fase della terapia, quindi è quasi una menzogna o un ossimoro. La terapia finisce, ma la sua ultima fase continuerà a vedersi. Per delle sedute di follow up, se ti va. Il fatto che tu hai detto questo intervento ancora una volta più relazionale che cognitivo, in realtà è anche comportamentale e behaviorista, mi aiuta a introdurre la sesta domanda, cioè questa terza ondata, che sembra al tempo stesso la riscoperta di una maggiore complessità, ma anche un ritorno alla radice comportamentista. Questa è la mia idea. Tu che cosa ne pensi? A parte che mi rendo conto che terza ondata è un termine molto vago in cui dentro c'è un po' di tutto. Ma ne penso molto bene, perché mi sembra di grande buonsenso pratico e di conoscenza di base, di sfondo se vuoi, della realtà umana, quella di dire per poter cambiare qualche cosa bisogna partire dall'accettare se stessi come si è. E certo, per poter accettare se stessi come si è bisogna avere almeno qualche indizio che qualche cosa è per di sé è possibile cambiarla, che è esattamente la formula di Marshall Linehan per la dialettico comportamentale, no? Mi sembra di enorme saggezza umana.
l'equilibrio fra accettazione e cambiamento, fra acceptance e commitment se preferisci, a me sembra assolutamente sensato. Perché un conto è cambiare un'idea perché ci si accorge che è sbagliata e controproducente, e un altro conto, e il confine non è sempre chiaro, è pretendere di cambiare se stessi.